Ok, allora, buonasera a tutti, bentornati a uno dei nostri appuntamenti con... oggi ci sarà appunto un ospite speciale che è Yan Peixuo, che è una gallerista e adesso appunto ci parlerà un attimo della sua esperienza di come è nata più che altro, cioè da cosa è nato tutto, quindi un attimino il tuo percorso, da come sei arrivata in Italia e poi fino ad arrivare a quello che sei tu oggi. Ecco, è la domanda? Sì, è una domanda. Buonasera, Pei, Bellissimo come benvenuta. risposta. Ok, Comincia allora dall'inizio. sono Quando arrivata sei arrivato in Italia? in Italia. Come? Quando sei arrivato in Nel Italia? 97, 97. Ah, caspita, 23. 97 in Italia. È tanto tempo, però prima ho fatto 2 anni del, non so come, un corso pre-universitario per la lingua, per imparare la lingua. Poi ho fatto 2 studi, prima all'Università degli Studi di Firenze e poi all'Accademia delle Belle Arti. Quindi tanti anni studio e poi dopo la laurea ho aperto la mia prima galleria a Firenze e poi nel 2013 tuttora a Firenze, cioè vivo tra Firenze e Milano, vivo a Firenze e lavoro a Milano. Oh, Un po' cavoli. complicato che... Quale preferisci delle due? Tutte e due, sì, tutte e due. Ma devo dire che Milano, ho cominciato a volere bene Milano negli ultimi 2 anni, perché all'inizio è stato più difficile. Il primo periodo a Milano che il primo periodo remoto a Firenze, perché forse perché il mondo del lavoro è più atroce, prima ero studentessa, quindi era relativamente molto più facile. E ora invece, veramente la mia formazione professionale a Firenze. Per studio ho compiuto a Firenze, però per lavoro mi sono maturata a Milano. E quando nasce il tuo amore per l'arte? Nel senso, quando hai deciso o in che momento hai detto l'arte è la mia vita e il mio futuro? Ah, ma questo è sempre stato una passione abbastanza forte da piccola. Ma c'è stato un caso molto molto curioso, che la mia famiglia ha trovato una mia fotografia di quando avevo qualche mese, una posa fatta dai miei con un libro gigantesco in mano, in braccio, che evidentemente non leggevo, né era soltanto strumento per fare la foto. Era un libro in italiano. Quindi, all'epoca comunque era abbastanza raro avere, cioè anche oggi non è come lingua inglese che è tanto diffusa in Cina, è un manuale di fotografia che si trova comunque anche oggi in varie librerie, Feltrinelli, Edison, eccetera, eccetera. Quindi è stato un caso. Cioè, i miei nonni non avevano la pallida idea di dove era saltato fuori questo libro. Curioso, una coincidenza, o forse un Sì. domes, o un giorno, chi lo sa? Forse sì. Sto per partire da Zelanda per studiare e poi gli ultimi 3 mesi ho cambiato idea e ho deciso di venire in Italia, a Firenze. Come mai la nuova... Perché più tra paesi anglosassoni è facile per lingua inglese, cioè, no, ero troppo piccola per entrare subito all'università, quindi l'Italia all'epoca non contava, prima del 2000 comunque non contava visto per l'Italia, ecco. Bisogna essere post-laureati per poter venire in Italia a studiare. Quindi c'era proprio il problema burocratico per poter venire qui. Ho capito. Quindi
che è stato nessuno della mia famiglia aspettava che venisse in Italia. Perché è troppo lontano dal punto di vista, anche dal punto di vista proprio non soltanto geografico, ma proprio ideologico e poi come conoscenza. Guarda, veramente mi ricordo che all'università di Pechino, l'università delle lingue straniere a Pechino, per cattedra di italiano era ogni 4 anni una classe. Cavolo. Invece Un po' poco. inglese, tante classi ogni anno. Quindi Quindi è chiusa, rara. ogni 4 anni dovevate aspettare, quindi. Ma tu sei di Pechino, giusto, Pei? No, sono nata a Tianjin, però mio padre è di Shanghai. Mio padre è di Shanghai e mia madre è di Tianjin. Ma comunque i miei genitori, di mia madre, no, mio nonno è di Anhui e mio nonno è di Guangzhou, quindi siamo una famiglia abbastanza. In casa si parla mandarino, perché se ognuno ha il proprio dialetto non Si si capisce. capisce niente. Certo, ricordo Tianjin, in realtà è una bellissima villa, che in realtà è un'opera d'arte, poi me lo confermerai anche tu, che è quella casa, villa, museo fatta tutta ceramica. Com'è Sì. che si chiamava in cinese, che non mi ricordo? Era la villa di una principessa, se non sbaglio. La casa della ceramica, Ah, ceramica, ecco. palazzo, casa. Quella Stessa mi cosa. aveva colpito tantissimo, mi era piaciuta veramente, veramente tanto. Un gioiellino, era veramente un gioiellino d'arte. Eh sì, era un happening, no? Non happening, piano piano come si evolve, questa opera che man mano si evolve, cresce. Ricordo un artista che per tutta la vita crea questa opera d'arte in questa stanza, un artista tedesco, ovviamente, e come negli anni 60 era una formula d'arte sperimentata. Un'opera d'arte in evoluzione e man mano poi si cresce intorno a su di se stesso e artista per tutta la vita fa questa opera. Certo. Bellissimo. Parlaci un po' appunto dell'arte contemporanea, considerando che appunto ormai da quando? Dal 2013 che nasce Mike, giusto? Sì. Prima Ecco. la Galleria a Firenze un paio d'anni, ecco. Però Firenze è una dimensione molto più ridotta. La più, devo dire, cioè Milano offre proprio una piattaforma multidisciplinare, internazionale e tante business opportunity. Quindi Certo. sì, oh, valeva la pena. Parlaci un po' di Mike, appunto, come è nato, le prime esperienze artistiche, nel senso di primi artisti, anche artisti che magari hai avuto modo di conoscere o che comunque nel panorama dell'arte contemporanea ti colpiscono o ti hanno colpito molto. Allora, Mike ha due principali attività, da galleria d'arte e da centro d'arte. Questa è una scelta, una decisione che abbiamo deliberatamente deciso di affrontare, perché in Occidente c'è una forte distinzione tra la funzione di una galleria d'arte e le attività di altre forme di spazi d'arte. Invece in Cina non c'è. Dal punto di vista, cioè, da un lato comporta una professionalità nella gestione di questo spazio, però dall'altro lato, dal punto di vista cinese, no, sempre cinese, no, riduce moltissimo lo spazio vitale poi, se mi permettete di dire, commerciale, perché in Europa c'è questo tabù, no? L'arte deve stare lontano da business, ma però è un paradosso, perché una galleria d'arte
che ha partita IVA, quindi è uno spazio commerciale. Però tu non puoi toccare certi, di un sistema ormai già formato da tantissimi anni. Quindi cioè, nell'ingresso della nostra sede lo mettiamo Mike Gallery, che è una galleria d'arte, altrimenti i collezionisti italiani scappano. Non posso mettere Davvero? Mille Art and Music, perché poi va bene, ah, un centro d'arte, quindi organizzate eventi e basta. Ah, hanno paura Per cinesi di invece non. pagare. Quindi. Come? Hanno paura di pagare gli Sì. italiani, hanno paura che tu gli voglia vendere qualcosa. No, perché no, non vuol dire questo, che una galleria d'arte ha la sua funzione, quindi se tu vuoi vendere, cioè se offri le opere d'arte, no, proponi opere d'arte ai collezionisti, non puoi chiamare la galleria un altro nome. E invece noi abbiamo deciso di usare il nome Mike Gallery in Italia, però non solo per la sigla di Miller Arts and Events Center, perché siamo la prima struttura professionale d'arte cinese in Italia, e quindi nei questi 7 anni siamo diventati un punto di riferimento per l'istituzione cinese, per le strutture, per le società cinesi, per artisti. Quindi ci arrivano tanti progetti di varie tipologie che comunque riguardano sempre scambi internazionali tra Italia e Cina. Quindi noi assumiamo anche, abbiamo questo ruolo di organizzatore di eventi di scambio culturale tra l'Italia e Cina. Cioè, il nome, perché viene il nome Mike? È la sigla di Miller Arts and Events Center, perché affacciamo ai cinesi che ci incaricano, ai collezionisti italiani, dobbiamo avere la gallery, altrimenti i collezionisti non entrano. Capito. Abbiamo dovuto fare così perché in Italia c'è questa distinzione di ruoli, invece in Cina non c'è. Una galleria d'arte può assumersi di un organizzatore, anche di un editore, di tante attività concernenti che gravitano intorno d'arte. Ciò che vuole in Europa molte distinzioni settoriali, che uno può e non deve offrire le sue competenze. Non so se sono spiegata. Chiaro, ma vedo che però voi no, nel senso siete anche di più ampio respiro, perché in realtà date la possibilità anche a diversi artisti internazionali. Ad esempio mi viene in mente un altro che mi piace molto, che è Afran, e quindi voi in realtà avete dato un respiro anche internazionale, non solo cinese, al vostro No, spazio. assolutamente no. No, non soltanto ai cinesi, perché la nostra ambizione è proprio di diventare, di essere un punto di riferimento per l'arte internazionale. E poi comunque non è la nazionalità che veicola, diciamo, il nostro, perché è il linguaggio artistico che Certo. accomuna. Noi poi abbiamo Afren, come dicevi tu, è di origine di Camerun, e poi abbiamo artista di Colombia, colombiano, abbiamo artisti italiani, artisti cinesi. Non deve essere una limitazione luogo di provenienza, perché dico galleria cinese perché gestita da cinese, quindi porta soltanto arte cinese, sarebbe troppo limitativo per noi. Comunque, come età cinese, tu conosci benissimo la cultura cinese. Wen è un IBC, quindi Italian Born Chinese. L'ambizione della Cina e anche il dolore della Cina, perché Cina è stata per tanti anni chiusa. Si è aperto negli ultimi 30-40 anni e capisce benissimo i danni che comporta la chiusura, non chiusura, anche limitazione, anche di fare un discorso territoriale, settoriale. Quindi la Cina vuole aprirsi. Così io
sono di origine cinese e sono cinese proprio, sento questa voglia proprio di internazionale, di superare questa barriera, questa sua carica cinese, portocinese. È il linguaggio artistico che conta, ciò cioè che comunica. Comunque però, scusa, dicevi. No, sono pienamente d'accordo con la tua visione, Peixot. Anzi, è molto bello quello che stai dicendo. Quindi, sono veramente molto compiaciuta di questa visione, perché è sicuramente molto, molto, molto bella. Grazie. E parlaci, curiosando invece sull'arte contemporanea cinese, parlaci un po' anche solo un paio di artisti che mi piacciono, che magari avete avuto occasione di ospitare, in modo che così cominciamo anche noi ad addentrarci nel mondo dell'arte contemporanea cinese. Allora, l'arte contemporanea cinese è un mercato pazzesco. Sto parlando di prima del Covid, visto che questo 2020 si è rivelato l'anno da dedicare. Il mercato cinese è pazzesco, che ricorda comunque gli anni dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale in Occidente. Anni 50, 60, poi in America e poi piano piano anche in Europa, 80, 70, poi 80 Giappone, 90 Giappone. Quindi quando la Cina era chiusissima, che lottava contro la fame, contro la dittatura, e tutto il mondo, il resto del mondo andava alla grande. E ora, come un vecchio proverbio cinese, cioè 3.000 anni a ovest, 3.000 anni a est, e tocca la Cina. Quindi è il mercato che spaventa, il mercato che regge, Art Basel di Hong Kong, anche che offre un grande spazio di tante forme d'arte disciplinari sperimentali. Quindi un buon periodo, non troppo presto perché ancora non era maturo, non ha tutto da capire, non troppo tardi perché dopo sarebbe troppo tardi. Proprio un periodo storico in cui si può scrivere sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista sociale. Che sono gallerista, quindi faccio questa distinzione da parte degli artisti, da parte dei collezionisti e dei operatori del settore. Quindi Cina, come credo anche in tutti gli altri settori di business, un buon periodo. Importante la politica, mi sembra che sia, perché altrimenti vorrebbe tutto, che è un vastiglio, siamo fatti da 56 etnie. Siamo tutti diversi, quindi noi speriamo, auguriamo proprio di avere stabilità. Invece noi, per noi, gli artisti cinesi, allora, siccome noi operiamo in Italia, quindi gli artisti che noi portiamo avanti, cinesi che portiamo avanti, per ora sono i giovani artisti, ma non troppo giovani, intorno a 30 anni. Che sono nate intorno agli anni 90, che è un'età giusta come l'inizio per un artista, perché se è troppo piccolo ancora non capisce bene cosa vuole fare e non sa la sua strada di ricerca come artista. Beh, se è troppo grande allora ha fatto la sua strada, quindi noi ora stiamo lavorando con i trentenni, che fanno parte di quella generazione di cinesi che sono nati in Cina, che hanno usufruito il beneficio della riforma del 78. Quindi non è mancato niente materialmente a questa generazione, non è mancato niente. Però con tanta, tanta voglia di conoscere l'Occidente. Però noi selezioniamo gli artisti cinesi che hanno fatto la prima formazione in Cina, quindi un ambiente comune di prima formazione cinese. Però nella seconda formazione professionale sono venuti in Occidente.
Quindi lui c'è sempre. in Italia, in America, perché anche se ognuno, perché il mondo d'oggi è difficile parlare di un momento come anni 60, anni 70, non succede più perché ognuno segue il suo percorso individuale, l'individualismo che regge. Però nelle loro opere c'è sempre un filo invisibile, invisibile, perché si sono formati in un ambiente simile in Cina. E poi quando sono usciti dalla Cina, captano sempre input che interessano ai cinesi. Quindi e poi loro elaborano questo input per creare le opere d'arte, anche se le opere d'arte sono tutte diverse, ma dietro sempre c'è un filo di lettura. Quindi noi lavoriamo con questi artisti, professionalmente appena cominciato, però con un background di formazione abbastanza, che sono preparati. Posso fare una domanda? Aspetta. Quindi, vai, prego. Da dove vengono la Prego. maggior parte degli artisti? Qual è l'istituto d'arte più famoso in Cina o i due più famosi? Per esempio, in Italia penso sia Brera oppure Accademia di Belle Arti. Non lo Firenze, so. In Firenze, sì. Roma, Carrara, anche in Cina sono l'Accademia di Pechino, no, il centrale, no, si chiama Zhongyang, a Pechino, sì, l'Accademia centrale. E poi c'è la di Hangzhou, è importante. Hangzhou. No, però è curioso, è una, senza entrare nello specifico, per Sono curiosità. caduto. Ma Riprendiamo. cioè, questa di 100.000 studenti, ti immagini? 100.000 studenti. Cioè, Veramente? perché poi ho messo, sì, ho messo insieme anche, no, perché qui Accademia per Arti è pittura, scultura, cioè le vecchie arti. Come nobili, no? Pittura, scultura, decorazione, poi che cosa? Beh, poi c'è l'architettura per un'altra facoltà. Certo. In Cina l'ha messo tutto insieme, grafica, fotografia, design, tutto insieme. Tutti artisti. Insomma, è superato 100.000. 100.000, mamma mia. Artisti, grafico, design, fotografia. Fotografi, curatela, quindi curatori, museologia, chi entra al museo, una piattaforma pazzesca, tutti i mini settori possibili intorno alla grande arte, no? E quindi sì, queste due accademie sono proprio importanti. Invece l'Accademia Centrale di Pechino è molto più su classico. Pittura, pittura, hanno moltissima influenza dai maestri russi, di Lebin Academia di San Pietroburgo, quindi iperrealismo, hanno sviluppato questa tecnica, questa mano che oggi non c'è più, anche perché non è stato più voluto. Si spinge in Toscana, a Carrara sì, a Firenze sì, a Brera i professori invitano di non ripetere più la tecnica dei antichi maestri, perché ormai tanto nessuno potrà più superare Michelangelo o Leonardo. Ah, addirittura. Quindi tanto uno se persegue questa strada, soltanto sta sempre. Insomma, non imitatori, ma una tecnica ormai sviluppata al massimo. Una tecnica, un'arte, una tipologia di arte. Ma in Cina però ancora non. Anche perché la pittura olio è entrata in Cina soltanto dall'inizio di Novecento. Quindi, la pittura olio. Quindi c'è ancora spazio. Dico, c'è spazio perché c'è spazio. Quando c'è spazio commerciale, c'è spazio per sviluppare l'arte. Con questa tecnica. Sicuramente
siccome una presa manca un colpitore aureo, quindi vogliono prendere, vogliono approfondire, vogliono proprio mettere dei pezzi a casa. Allora, tanti artisti che poi formati in Cina lavoreranno sempre in Cina e per tutta la vita staranno assicurando questa strada. Ma che la cosa non succede ai cinesi, studenti cinesi che vengono in Occidente, sia in Europa che in America, perché loro sono proiettati più verso l'arte contemporanea, quindi concettuale, installazione, happening, video, eccetera. Ho capito. Una domanda cattiva ti voglio fare. Di tutti questi studenti che escono da queste accademie d'arti, quanti poi dopo lavorano veramente nell'arte? Tu adesso mi hai detto che qualcuno fa appunto pittura d'olio e altri vanno via. Tu sai più o meno quanti continuano la carriera e quanti no? No, o in Italia ti In chiedevi, Cina, o da me. in Cina, sono Cioè, curioso in Cina. gli Studenti in Cina. studenti. Allora, in Cina c'è molto più possibilità per i laureati di perarti in Cina perché allora, tanti entrano in scuole o all'università, tanti insegneranno. Quelli più ambiziosi non vogliono entrare in ambiente scolastico perché è un ambiente in Cina un po' diverso da Italia. In Cina poi c'è questa distinzione tra qigiunè e qijiwè, cioè dentro il sistema e fuori il sistema. Dico una cosa che poi i cinesi mi strangoleranno. Allora, quei più ambiziosi vanno fuori dal sistema. Vanno fuori Come te. quelli rimangono dentro Tigine, cioè, dentro il sistema, non vuol dire dentro la scuola, ma anche in Cina, per esempio, proprio ci sono istituti fatti, gestiti, finanziati dallo Stato per formare gli artisti cinesi, una parte tramando la cultura tradizionale cinese, l'altra parte per fare ricerca sul pittore aureo. Ma non so che ricerca fanno perché il pittore aureo ormai è fatta, in Occidente è già fatto. Quindi vedi la pittura di 800, di 700, ma stanno anche studiando. Però questa è una tipica situazione da chi lavora dentro il sistema, TGNE. Invece chi sta fuori o lavorano con... Sì, beh, ci sono tante gallerie, tanti lavorano con le gallerie, con collezionisti privati. Oppure lavorano perché sono tante gallerie strane, soprattutto americani, vanno in Cina a cercare artisti. Poi qui c'è un altro fenomeno che in Cina, ma i cinesi sono tutti un po' complottisti, e che c'è questo pilotamento americani per orientare verso una certa direzione l'arte contemporanea cinese. Questo è successo negli 80-90, che sono arrivati gli americani, compravano alcuni sorti che per il cinese erano proprio impensabile, delle opere di un certo tipo. E infatti poi questo fatto, sì, diciamo, sono gli artisti che sono diventati famosissimi. Il problema è che poi tanti ex studenti per poter vendere subito hanno smesso di continuare per propria ricerca e si sono buttati nel riprodurre delle opere vendibili. Quindi si dice che in questo modo, lavorando con stranieri, c'è anche questo rischio. In Cina si dice, ma io non vedo proprio così, però è un modo di dire abbastanza consueto. Basta andare a sentire le gallerie nella zona Cigio, 7, 9, 8. Tanti poi raccontano. Volevo farti una domanda, però prima c'è una riflessione che avevo intervistato, penso, una cosa che sul fine del nostro incontro mi avevi detto che mi aveva molto colpita sul discorso proprio dell'artista, nel senso che tu dicevi prima che anche chi vuole, tra virgolette, essere visto deve andare anche un po' fuori di schemi. Quello che mi avevi detto tu è che l'artista deve soffrire, cioè deve avere comunque un tumulto, diciamo,
che comunque lo spinge a portarsi sempre più in là, no? A spingersi sempre oltre. E mi piaceva appunto che se magari potessimo parlare di questo, perché questa riflessione che mi avevi fatto all'epoca sicuramente è molto interessante. Ti ha colpito. Molto. Eh sì, perché il cattivo devi avere dei input diversi, no? Da uno che percepisce quotidianamente. Infatti, i ragazzi che vengono da paesi difficili sono più interessanti. Invece chi ha avuto una formazione, una crescita, una infanzia felice, facile, vedono sempre il mondo, non dico con superficialità, ma con facilità. L'arte si tratta di riproduce. Espressione del proprio tempo, però è anche anticipare il tempo. Come uno fa a anticipare il proprio tempo? Uno deve proprio sentire dentro. Io non dico l'artista, un artista deve sperimentare il suo proprio pelle, il dolore, il dubbio, sofferenza. Cioè, è così, ma altrimenti non vede. Se non vede, non può avere del pensiero con una certa spessore, con una certa profondità, altrimenti vede un come qualsiasi, no? No, non è che no, qualsiasi persona va bene, no? Per creare un'opera che poi ha un seguito, non una pittura, un quadro con i fiori, che belli colori, che bello qua, bello là, allora è un Certo. dipinto estetico, per estetica. Ma un'opera d'arte, vedi nella storia, comunque tutte le opere che sono passate dalla storia, cioè, non è soltanto superficie che conta, non soltanto i colori, la forma. Dietro c'è sempre qualcosa. Allora noi vediamo, perché le analisi vengono sempre dopo, e sappiamo già, ma per sentire dentro prima, un artista deve vivere molto più di un solito normale, come mortale. Chiarissimo. Sì. E poi non so, soffrire anche sensibilità, anche in un certo senso. Sì, no, aveva colpito la riflessione sulla sofferenza, ma per sofferenza non intendiamo ovviamente solo quello, cioè ovviamente queste persone che comunque decidono di intraprendere questo percorso nella propria vita, ma perché sentono ovviamente che senza di questo non possono farne a meno, poi in certi casi sono disposte appunto magari a rinunce a momenti difficili. Ma comunque anche nella difficoltà sentono che se, anche in momenti critici non possono fare a meno di esprimersi in un certo modo, giusto? Sì, perché altrimenti sarebbe peggio. Nonostante tutte le difficoltà, se li tira fuori vuol dire che non è artista. Un vero artista cioè sapere di andare incontro magari proprio anche un cruento. Oppure, noi non tiriamo così pesante, come anche in modo semplice, la passione, anche passione spinge, come state facendo voi, no? Io non dico artista, è una specie rarissima di estinzione, ma qualsiasi cosa, comunque gli esseri umani, dentro portiamo sempre l'arte. L'arte può essere una pittura, una fotografia, ma anche la passione, perché fin dei conti la vita vale la pena vivere proprio perché uno corre delle passioni, altrimenti non dico anima, vive così. Quindi anche voi state compiendo un gesto artistico, perché state lavorando per passione. Questo. Wow, grazie Feijoa, è bellissima, è veramente bellissima la riflessione, questa riflessione. Grazie davvero. In realtà appunto quello che stiamo Cosa che facendo vedrai con la vita, no? La vita poi è difficile, sono problemi sempre, però è la passione che poi rende tutto,
vale la pena, merita, merita la vita. Vero, concordo e sottoscrivo davvero perché. E volevo chiederti, pensi dell'esperienza, appunto, tu citavi prima del Cijiová di Pechino piuttosto che del Songjiang Artist Village, sempre nella periferia di Pechino. Cosa ne pensi di queste due realtà? A Cijiová all'inizio è andata benissimo, andava bene. Ora è troppo turistico, poi non, gli artisti non possono stare tranquilli per la ricerca, per lavorare, e con pullman di turisti che arrivano alla fine non va bene. Però ci sono le gallerie storiche, tipo la Continua. Ci sono le gallerie storiche importanti occidentali che per fortuna sono ancora lì e sono loro che reggono la zona. Poi sono nati tante mini gallerie commerciali, ma non, anche questo lavoro da gallerista non è facile. È una passione anche questo, quindi senza un perché intorno al 2000 l'arte in Cina andava, cioè c'è questo consumo in corso, proprio di, come si chiama, in corso, che uno assorbe, quindi sono nate tante gallerie, senza un programma, senza preparazione, senza niente, ha preso spazio e mette i quadri così, vendeva, tipo anni 60 da voi, in Italia, però i tempi cambiano, se non ci fosse queste realtà storiche importanti occidentali in una zona non esisterebbe più. Sungjiang perché è troppo lontano, organizzato malissimo. Gli artisti sarebbero Sungjiang perché costa di meno, ma forse da questo punto di vista è più interessante Sungjiang perché uno va a trovare artisti, va a vedere il loro studio. Capito? Cijiová, poi l'affitto oggi di Cijiová è impensabile, costa di più di Monte Napoleone, veramente. Veramente? Mamma mia. Ma è speculazione. Sì, Non valeva niente ma prima. prima ora no, non vale la pena perché uno paga uno affitto così alto, poi alla fine vende pochissimo. Allora Infatti. non ha. È diventato un must di cittadini per fare un giro, per fare selfie, per dire che io frequento un mondo d'arte e ci gioco. Mi è venuta una domanda, Bei. Posso, a proposito di arte, visto che costa così tanto, Cicciopan, ma l'arte online in Cina funziona? Le vendite online di arte? In e-commerce? Prima meno, poco, perché l'arte bisogna toccare. Ora dopo Covid, no? Speriamo di sì. Speriamo di sì, vedi già dei segnali, c'è già del Sì, cambiamento. perché poi con Covid art online virtuale Svizzera ora è uscito art puzzle online virtuale perché ho letto che la vendita è avvenuta un terzo del quello Hong Kong hanno fatto catalogo online registrate un solito dell'anno scorso e degli anni precedenti, quindi poco, però anche meno spese perché per portare opere a Hong Kong, la tuta tafro, stand, cioè base ad Hong Kong, più o meno 150, sì, 150 mila per uno stand, più o meno, Però 100-150 dipende da, e non si entra, è solo sull'invito. Sono in vita, non posso entrare a partecipare alla fiera. quello è un mercato alto, molto Così. alto. Numero uno, sì, è top, è top. Poi ci sono le fiere, seconda categoria, squadra, e poi territoriale, poi settoriale. Ci sono tante, tante, tante realtà fieristiche. Un'altra cosa da dire appunto sull'esperienza, la tua esperienza dell'anno scorso alla Biennale, com'è stata alla fine? Alla Biennale di Venezia parliamo ovviamente.
Perché Biennale, è una grande finestra verso il mondo. Ho avuto 6 mesi di esperienze, contatti con tanti visitatori. È stata una bellissima esperienza. Stavo preparando, mi ricordo, a gennaio aspettavamo fine del Capodanno cinese per partire un altro progetto per Biennale di Architettura. Aspettavo l'anno prossimo. Vabbè. Però comunque da quello che mi stai dicendo, questa prima esperienza della Biennale, durante la Biennale 2019, tutto sommato, sì, però diciamo, vabbè, informazioni da operatori del settore, Biennale sta diventando meno, non meno serio, più commerciale. Ah. Perché c'è un gestione. Vabbè, questo insomma, se manda in onda, non so se Le politiche corrette, va bene, non ti preoccupare. è un mito, no? La Biennale è un mito. Nel 93 Bonito Riva e Fran hanno invitato per prima volta artisti cinesi alla Biennale, ma lì proprio la Biennale di Venezia, poi la documenta di Cassel, che ogni 5 anni, no? Biennale ogni 2 anni. Spero siano ancora degli eventi di altissimo livello dal punto di vista accademico, tecnico, teorico e pionieristico prima, e non so fino a quanto, poi ora è un grande evento sempre importantissimo, è la biennale, non una Certo. biennale, la biennale del mondo, ma dentro ci sono molte sfumature che prima non c'erano, quindi vediamo un po' poi in futuro, magari sono campionati. Comunque, vabbè, l'epoca si evolve con altre esigenze, quindi è giusto che poi ci siano dei mutamenti. Non mi hai ancora detto uno dei tuoi artisti cinesi preferiti. Ah, i miei o gli artisti cinesi preferiti? No, no, Poi. quelli che piacciono a te, poi quelli che ci ascoltano ma andranno magari a curiosare, però se intanto tu riesci a darci qualche nome, noi cominciamo a dare un input. Va bene. Allora, alla Biennale di Venezia l'anno scorso abbiamo portato Hu Huiming, Hu è una ragazza artista cinese di Jindejin, tipo Terruta in Italia, in zona della tradizione ceramica. Lei è diplomata a Carrara e oggi vive a Pietrasanta. È una artista, lei è pittrice, poi fa installazione, happening, performance. Comunque la sua ricerca è molto proiettata verso l'arte contemporanea. Hu Huiming, che a Biennale ha creato questo muro, The Wall, un muro con dei libri sigillati dentro i mattoni. Ecco, esprime proprio anche sai, questa sensazione di ce l'hai, ma non ce l'hai. È un'ambiguità molto, non toro, ma questa sensazione lì, cioè, questa dualità è interessante che si verifica proprio in artisti che convivono con due culture diverse, che poi anche della cultura cinese, in mezzo. Un po' avanti, dietro, sinistra, destra, sotto, sopra, paese del mezzo, la Cina. E quindi dentro questi mattoni, in ogni mattone è sigillato un libro. Lei riferisce un atto del 2500 anni fa, con Qin Primo, che decise di bruciare tutti i libri, invece c'è chi voleva salvare i manoscritti, hanno tentato di sigillare i manoscritti in mattoni. Però il problema è difficile, no, non si poteva più tirare fuori. Quindi, Vero. comunque per tutti, così come conoscenza e know-how,
Però ce l'hai, ce l'hai dentro i mattoni. Creato questo muro, questo wall, come installazione, poi con un suono che ho registrato in campagne, varie campagne cinesi, dei canti, i canti dei bambini, perché la nuova generazione è sempre, noi non siamo noi siamo, portiamo dietro il nostro, portiamo dentro di noi il nostro DNA, che vanno dietro tante generazioni, bisnonni, bisbisnonni, e quindi noi siamo un cumulo insieme di tante generazioni con questa sua opera. E poi noi abbiamo un fotografo, siamo Chen Momin, proprio in città, grande città come Milano, ma riesce a creare, esprimere questa sensazione di un uomo più solitario o quello che soffre di solitudine, come si chiama, che non è che sta isolato in cima del mondo, ma sta proprio in una grande metropoli. Tu sei dentro la folla, però sei solo. E lui poi, nelle fotografie ci sono gli uomini e gli esseri umani involti dalla pratica di immondizia, tutto a bordo di nero. E poi sta uno accanto all'altro. È bello che lui ha creato questa scena onirico, onirica, surreale. E la serie fotografica si chiama Albero, l'albero, perché noi siamo tanti, tanti in città, ma come alberi, no? Ci vediamo, però ognuno sta al suo posto e non comunicano. Quindi è tipicamente anche dell'era contemporanea, era moderna. E poi anche se uno vuole comunicare, però è tutto coperto, coperto. Non è tanto sicuro se altri vogliono sentirlo o meno. Di lui prova questa sensazione anche di non partecipe di una realtà quotidiana, che è essere tagliato volutamente o involontariamente fuori Italia, cioè ognuno è suo, che rispecchia moltissimo la nostra situazione di vivere in grande, forse in Italia meno, ma New York, poi Tokyo, anche ora da Shanghai, questi grandi cieli, mi vengono brividi di dire suo, si è espresso così con la sua fotografia. Chiarissimo. Vuoi un po' di domande? Un po' inquietante questo ultimo artista. Piace tanto? No, mi trasmette angoscia, perché sembrano non vivi, un po' morti. È angoscia, è una cosa che noi cerchiamo di evitare, però esiste. Sì. Quindi, chi ha detto questa frase? Forse Paolo Coelho. Cioè, come si fa a affrontare la paura, panico o angoscia, come dicevi tu? A volte si evita, ma quando questa sensazione diventa tanto grande, allora va affrontato, va proprio frontalmente, che uno va a cercare proprio di guardare in faccia, ecco. Questo. E l'angoscia sì, è una brutta parola, però esiste, è una realtà. Io non penso che lui soffra. Lo penso Soffro, anch'io. soffro. Abbiamo degli artisti un po' più allegri, magari da dare al pubblico. Comunque allegro, ma non è cinese. Ah, ok. Cavoli. Vabbè, così. Dicevi che se ho una domanda da farti? No, chiedevo a Gwen appunto se voleva farti una domanda, se no ce l'ho io. Va Vai, farò. bene. Ah, vado io, Gwen. Beh, questa domanda in realtà te l'ho già fatta, però è sempre, mi piace sempre chiederlo. La parte più bella del tuo lavoro. Azzeccare forse poi il messaggio giusto e poi vederlo accettato da pubblico. Cioè questo fluidità, sì. Ti muove la corrente. Di passare un pensiero, di trasmettere un pensiero. Tanto non ci capiamo, non soltanto una questione di lingua, anche dentro la stessa nazione, comunque non si capisce.
Invece tante cose che non si può trasmettere con la parola, con l'opera d'arte, sì. Questa è una soddisfazione più grande, di essere capito. Ecco, io ho pure le opere che proponiamo noi, i messaggi dei nostri artisti, se vengono capiti e accettati e condivisi. Ho capito. Vediamo un po' se riesco a trovare un'altra domanda. Ah beh, chiaro. Che cosa avete in serbo adesso? So che appunto c'è stata forse poco tempo fa la possibilità di riaprire per voi, dire anche dove siete, perché giustamente se qualcuno con le dovute dire, sicurezze appunto di accesso, eccetera. Se volesse però appunto venire a trovarvi, dove trovarvi, che cosa avete in serbo in questo momento? Allora, in questo momento stiamo programmando per settembre come mostra reale, mostra, opere in galleria. Però a luglio lanciamo un altro portale che offre tanti servizi virtuali, visto la situazione attuale. Si chiama We Present Art, noi presentiamo l'arte. We Present Art. Poi artisti di diventare imprenditori di se stesso, perché sono troppo tanti di loro, sono troppo chiusi. I tempi sono cambiati e bisogna che poi facciano vedere e non soltanto chiudersi nello studio o creare. Quindi noi invitiamo artisti a promuovere se stesso e andare sul nostro portale e di promuovere la propria arte. Quindi è un progetto di Mike Ferrero, si chiama wepresentart.com, che lanceremo entro fine mese o inizio luglio. E invece per mostre e eventi reali si partirà da settembre, perché poi stiamo ancora, Work in progress. Sì. Niente Niente. normale, però adesso con calma si riuscirà piano piano Sì. a riprendere una pseudo normalità su diversi aspetti. E per ora per andare in galleria chiedo appuntamento via email, cioè fino a fine luglio siamo su appuntamento per le visite. Dove vi troviamo? In via Santa Maria Valle, Palazzo Tulini, un Perfetto. incrocio con via Tolino, 2 minuti da Piazza Duomo. Siete più al centro. Quindi è anche molto comodo da raggiungere. Non ci sono scuse per non venire. Suo appuntamento. Aspettiamo fino a luglio, poi da settembre. Ecco. Se andate su www.mike.it potete iscrivere alla nostra mailing list, alla nostra mailing, così riceverete inviti per prossimamente. Oppure potete appunto seguire su Facebook. Avete anche il canale Instagram, Peugeot? Milan e poi trattino sotto art trattino event. Ok, quindi sia la cosa migliore, la cosa consigliata è la newsletter a cui io sono iscritta, tra parentesi. Infatti ricevo sempre le vostre comunicazioni. Dall'altro appunto sono sui canali social di Facebook o Instagram. Prego, dimmi pure Ho Peugeot. sempre Mille Arts and Events, Mille Arts Events, sia su Ok. Instagram che Wen, volevi aggiungere qualcosa? su Facebook. No, niente, speriamo appunto che questo periodo passi abbastanza in fretta, che l'arte torni su, anche come quotazioni, perché comunque la gente ha bisogno di stimoli, quindi ci auguriamo Il di legittimo riaverti ospite più avanti. importante. Grazie. Grazie Benissimo, Peugeot, ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai concesso e prevediamo appunto poi di magari chissà in un futuro di risentirci nuovamente o
nel breve termine, quindi magari a settembre, di vederci. Invitiamo anche tutti gli spettatori di questo video proprio a recarvi in cui siete a Milano o siete milanesi, di recarvi da settembre, che magari appunto è un pochino più facile senza gli appuntamenti, di recarvi presso il Mike, perché vale la pena, ve lo dico personalmente, è un consiglio dal cuore. Grazie. Grazie a Grazie a voi. tutti, buona serata. Buona serata, grazie a Buona serata. te, grazie Sara. Alla prossima. Ciao. Ciao.